Eccoci qui cari amici, nuova puntata, nuovo ospite per One to One. Oggi ci è venuto a trovare un amico, un amico mio, un amico di TV Luna, Antonio Vitolo, il dottor Antonio Vitolo, CEO del gruppo Stratego. Eh, grazie, grazie per l'invito e grazie sempre della tua splendida amicizia che non perdi occasione di, come dire, di rinnovarla, di trovare momenti di confronto. Grazie per l'invito veramente. Di a cura. me fa piacere perché tu sei un professionista eh, serio, affermato e quindi ci fa piacere farti conoscere e far conoscere quello che fa il gruppo eh, Stratego. Oggi parliamo della Borsa Mediterranea, della formazione del lavoro. Iniziamo a dare... Sì. Qualche indicazione? Sì, la, la Borsa Mediterranea, la formazione del lavoro, come dicevi tu, è, la, eh, è un evento eh, che è arrivato eh, nel 2020 alla, alla seconda edizione, l'abbiamo eh, battezzato l'anno scorso nel, negli spazi dell'ex tabacchificio centro di Ponte Cagnano in provincia di Salerno, eh, una struttura completamente diciamo, ripresa e data all'utilizzo all della città. E di tutta, di tutta la regione ovviamente in questo caso. Che cos'è la Borsa Militare della Formazione del Lavoro? Non è altro che eh, un eh, volevamo creare, e abbiamo creato un LinkedIn non virtuale ma reale, cioè un, un mondo, un posto dove poter far incontrare il mondo della formazione, il mondo del lavoro e tutto quello che ruota intorno a queste due eh, grosse eh, diciamo, tematiche che non sono solo del mezzogiorno ai noi, ma sono un po' eh, di tutta Italia. Eh, un mondo dove dare delle opportunità, costruire delle opportunità. Uh, se vuoi, do anche qualche numero quello che è accaduto l'anno scorso. L'anno scorso, certo. Se ci puoi fare un piccolo report, anche perché stiamo, stiamo vedendo avendo, le immagini, sì. grazie a Olindo Dori, alla regia che ringraziamo uh, sempre, della scorsa edizione. Sì, la scorsa edizione, che eh, abbiamo raggiunto dei, dei numeri veramente inaspettati per, uh, come dire, per la quantità e per la qualità. Uh, circa 35 enti di formazione e agenzie per il lavoro che ringrazio perché hanno creduto. Nel progetto hanno preso un proprio spazio espositivo all'interno di questa struttura che nelle immagini eh, vediamo e hanno eh, cercato di dare eh, proporre ai giovani, ai nIT, cioè a tutti quelli in cerca di nuova occupazione o di prima occupazione, di dare delle opportunità sia di formazione legata a quelli che sono i temi più caldi, no? del, del, che, che, che in qualche modo eh, vedono coinvolte le, i giovani e le aziende aziende del nostro territorio. Ti do un dato che abbiamo scoperto eh, proprio grazie a questa esperienza. Eh, ci sono, c'è una, una grandissima percentuale di professionalità ricercate dalle aziende del nostro territorio che purtroppo non incontrano eh, la domanda. Cioè c'è una domanda e non c'è un'offerta di lavoro o viceversa: ci troviamo in una situazione paradossale dove l'Italia ha una, una percentuale altissima di disoccupazione, ma altrettanto ci sono tanti aziende che cercano professionisti, nuove professioni che purtroppo non riescono a trovare, non riescono a incontrarsi è una cosa paradossale oltre questo eh, abbiamo ricevuto l'anno scorso, eh, se non vado errato, 18 patrocini abbiamo avuto eh, la presenza eh, della Regione Campania con l'assessorato alla formazione e al lavoro che ringrazio perché ci hanno dato una grande mano, eh, abbiamo avuto la presenza di ben 60, 60 istituti scolastici eh, eh, di scuola media superiore che di, tutta portato... la di tutta la Regione per la verità abbiamo avuto anche delle presenze da fuori di regione, quindi dalla vicina Basilicata, dal vicino eh, Lazio, noi l'abbiamo chiamata Borsa Mediterranea della Formazione del Lavoro, il focus ovviamente è sulla regione Campania, siamo campani e pensiamo che questa regione ha delle potenzialità veramente inespresse sotto tanti punti di vista, però è ovvio che il nostro sguardo è a tutto il meridione, a tutto il, la, la, il Mediterraneo in particolare. Abbiamo avuto Circa 100 imprenditori che sono stati lì in quei tre giorni hanno incontrato le agenzie per il lavoro, molti di questi non sapevano neanche che esistevano le agenzie per il lavoro. Il termine APL, agenzia per il lavoro, molti di questi ci hanno detto la prima volta che, che sentiamo... Eh sì, di perché effettivamente è sconosciuto, ma esiste da tempo e io, se mi sì, consente sì, Antonio, scusa. Sì, io vi devo fare i complimenti, ti devo fare i complimenti perché questa borsa rappresenta un unicum. Sì. Oltre Oltre a essere una grande sfida, attenzione, non solo per la campagna, questo sì. è bene chiarirlo perché ci sono tante offerte di lavoro che voi portate alla luce tramite la formazione, questo ci sì. dà grande orgoglio. Sì, siamo veramente anche noi contenti di questo, addirittura eh, diciamo, abbiamo saputo poi che dopo eh, questi tre giorni ci sono, sono nate delle opportunità, siamo riusciti a collocare dei ragazzi, siamo riusciti a far vivere per esempio... Prima vedevamo delle immagini dell'hackathon. L'hackathon che cos'è? Abbiamo organizzato, grazie alla disponibilità dell'ufficio Placement, in particolare dell'Università di Salerno e alcuni istituti tecnici superiori che hanno selezionato dei ragazzi che sono stati messi a disposizione della nostra organizzazione e abbiamo selezionato delle imprese. Questi hanno lanciato delle sfide il primo giorno. I ragazzi l'hanno colte e monitorati e seguiti da coach professionisti selezionati dal gruppo strategico, messi, messi a disposizione da noi, sono stati seguiti nella tre giorni per realizzare degli elaborati. Questi elaborati poi sono stati presentati nell'ultimo giorno, il sabato, agli imprenditori stessi, i quali hanno colto delle occasioni e oltre a premiare il progetto che, che è sembrato loro più interessante eh, e meritevole di attenzione... Hanno dato delle opportunità a questi ragazzi a, far, a fargli fare uno stage retribuito all'interno delle proprie aziende. Cioè voglio dire, eh, siamo riusciti a, a, a sensibilizzare delle aziende, in particolare un'azienda dell'Ord. L'anno scorso ci stiamo lavorando e poi veniamo alle novità di quest'anno, ci saranno delle borse di studio, eh, delle borse di studio che non solo sono eh, economiche, quindi c'è la possibilità proprio economica di finanziare un percorso di, di inserimento lavorativo. Ma è un'esperienza importante perché ragazzi selezionati dall'università laureandi o appena laureati che hanno un'opportunità conoscono l'imprenditore, conoscono l'azienda si confrontano con questi e di conseguenza riescono a creare questo matching che diventa fondamentale. Noi una cosa abbiamo eh, eh, fa, eh, purtroppo il, il, come dice anche la, il, il presidente Maria Pia Mercurio che è il presidente dell'associazione Super Sud che ha diciamo, con noi condiviso cioè, questa e sta partnership. Condividendo questa partnership Uh, uh, ormai consolidatissima il, il, il lavoro è il tema del sud è il tema se noi riusciamo a fare in modo senza inventarci nulla, senza spendere soldi perché poi ovviamente le amministrazioni pubbliche stanno vivendo nell'ultimo decennio una deflagrazione da questo punto di vista, sembra non ci sono soldi per nulla, ma senza spendere soldi se noi riusciamo a mettere insieme in un coterritore come questo e benvengono se ne nascono altri, mettere insieme le risorse positive allora, voglio dire, poi tutto avviene naturalmente. Quelle belle energie, perché noi qui in Campania e non solo abbiamo delle eccellenze meravigliose. E a sì. me fa piacere fare un piccolo passaggio prima di andare a spoilerare lentamente sì. le novità di questa seconda edizione, diciamo pure quando si terrà, sì. eh, sottolineare il lavoro del gruppo Stratego. Perché, sì. amici miei, è complicato organizzare un evento del genere, io lo so perché noi ci siamo conosciuti l'anno scorso con sì. Antonio, abbiamo fatto questo eh, piacevolissimo incontro e così è iniziata questa eh, collaborazione. È davvero complicato, ci sono tante spese, però Antonio ha fatto un passaggio importante. Questa può essere la casa di tutti, sì. al di là delle polemiche, delle strumentalizzazioni, perché si offre... Formazione e senza formazione, Antonio lo sa molto bene perché si occupa di aziende, di imprese, sì. di professionisti. Oggi non si può fare nulla. Sì. Andiamo avanti, seconda edizione. Sì. Ormai voi siete entrati sì. proprio nel vivo, no? Rush lunghissimo. Sì. Quando si terrà e quali sono soprattutto le novità? Perché io qui leggo, tu mi hai dato degli, degli appunti. appunti sì. Eh, di una borsa online, ovvero un software gratuito per micciare domanda. Io leggo eh? <ride> domande e offerta di lavoro partendo proprio dal territorio campano, quindi sì. dalla nostra terra. Sì, cosa abbiamo pensato quest'anno? Visto il grande successo, la grande partecipazione e i risultati che abbiamo raccolto nella prima edizione, quest'anno la seconda si farà, anticipiamo un po' i tempi, si farà il 2, il 3 e il 4 aprile, sempre a Ponte Cagnano, sempre all'ex Bacchificio Centro, facilissimo da raggiungere perché è proprio a 300 metri dalla stazione di Ponte Cagnano. Ma voi avete social, tutte le indicazioni, abbiamo tutto e basta andare sul sito, Borsa okay. Formazione Lavoro, sulla pagina Facebook sempre attiva. voglio Comunque c'è sempre modo, attraverso il gruppo Stratego, c'è sempre modo di mettersi in contatto con noi. Siamo, abbiamo una segreteria attiva eh, negli orari lavorativi per dare tutte le indicazioni. Ve lo confermo, li sempre. <ride> È vero. Noi quest'anno cosa abbiamo pensato? Volevamo alzare un po' il tiro. Quindi abbiamo immaginato, forti di questa esperienza, di organizzare un software, un, un, un sito internet, dove, eh, eh, che può dare la possibilità durante tutto l'anno, quindi non solo nella tre giorni, eh, a... Tutti i ragazzi che volessero, ragazzi ma anche persone adulte, persone in cerca di nuova occupazione, gente che si vuole ricollocare al lavoro, di poter attraverso una semplice registrazione gratuita poter eh, entrare in contatto con le realtà, in primis, che stanno partecipando alla borsa, quindi tutti gli enti di formazione e tutte le agenzie per il lavoro che hanno richieste da parte delle aziende di inserimento lavorativo. Voi dovete pensare che l'Agenzia per il lavoro. Guadagna se riesce a collocare delle persone al lavoro. Quindi è un po' eh, quello che eh, tecnicamente noi conosciamo come, come servizio pubblico del, dell'ufficio del lavoro, il collocamento, il vecchio collocamento, questo lo fanno dei privati, lo fanno e, e se riescono a collocare guadagnano. Quindi di conseguenza dovete cioè, immaginare un interesse, un interesse comune. Ma io che li ho, ne ho conosciute tante grazie a questa esperienza vi posso dire che c'è una professionalità. Specialmente in Campania, noi, tu, sai, che come gruppo strategico lavoriamo in, in questo momento. Abbiamo aperto progetti, iniziative, poi ne parliamo, sì, poi ne parliamo. Un po in tutta Italia. Ma vi posso assicurare che in Campania ci sono tantissime realtà veramente meritevoli e di, perché non le di attenzione. Non perché le, conosciamo, non le perché conosciamo? Perché conosciamo perché nessuno ci ha mai pensato perché la comunicazione è dedicata, la pubblicità è come di demandata al singolo imprenditore. Ma ci voleva il fa... gruppo strategico per far conoscere queste Guarda, realtà che danno non lavoro Non lo so, non lo so. Lavoro. Io quello che posso. Posso dire che noi abbiamo pensato dopo vent'anni della nostra attività di, così. invece che fare una festa abbiamo pensato di regalarci questo evento eh, perché siamo tutti campani, siamo tutti di questa regione e siamo orgogliosi di essere Assolutamente. qua. Assolutamente. Eh, e quindi però devo dire anche che la sensibilità del, del pubblico è stata da noi veramente eh, come dire, mh, apprezzata perché eh, veramente assesso gli assessorati deputati, l'assessorato al lavoro eh, dell'assessore Palmeri ci ha veramente eh, come dire, messo l'attenzione su, su questo tema come anche l'assessorato alla formazione, però eh, le stesse eh, università pubbliche hanno capito che c'era un fermento e c'era un'attività eh, che in qualche modo stes stesse prendendo piede e con la quale bisognava dialogare e collaborare. Noi non abbiamo chiesto soldi, noi abbiamo chiesto network, noi abbiamo chiesto mettiamoci insieme e cerchiamo di sfruttare tutte le competenze che ognuno ha a servizio di un, di un bene comune Per fare perché è ovvio, di che, buono. Che è ovvio che oggi una delle grandi sfide che il nostro territorio ha è cercare di creare opportunità per far rimanere i giovani, le giovani menti sul nostro territorio noi lavorando un po' in tutta Italia, la maggior parte degli incontri che facciamo nelle imprese al nord a Milano, a Torino, a Brescia a Veneto, e nel Veneto sono principalmente eh, poi vai a vedere, c'è eh, l'amministratore delegato di Catania, l'amministratore L'amministratore delegato di, eh, di, di Cosenza, l'amministratore delegato di Napoli. Ovviamente poi ti rendi conto che queste risorse è quando rimangono in Italia perché la maggior parte delle volte vanno all'estero e depauperiamo, impoveriamo un, un territorio dove investiamo soldi per formare questi ragazzi, poi noi gli diamo delle opportunità, non siamo in grado di metterci in no, rete e quindi paranozzo. li facciamo andare via è un paradosso è perché assolutamente così a me viene così. da sorridere poi eh, andiamo avanti perché voglio parlare anche del gruppo Stratego ovviamente perché è una cosa che mi interessa eh, molto vi assicuro che è una bellissima storia tutta made in campagna. Eh, parliamo di fuga dei cervelli no? a me sì. viene da sorridere ma è un sorriso molto amaro e per non piangere caro sì. Antonio perché quello che dicevi tu prima è raccontato molto bene allora Ragazzi di talento sì. in ogni settore, perché poi la borsa che cos'è? La traduciamo in sì, termini sì. Eh, più social, sì. è una sorta di talent, no? È come sì. nel calcio quando un osservatore va a vedere un giovane calciatore, una sì. giovane. E anche questo promessa. sicuramente. Ci sono imprenditori che sono lì, ci sono giovani di talento che vogliono formazione. Vogliono lavorare. Però se noi parliamo di fuga dei cervelli, caro Antonio, sì. e poi non sappiamo neanche qua, anche noi dobbiamo fare il mia colpa: non sappiamo neanche l'APL che cos'è, non sappiamo che esistono queste agenzie sul territorio. Ma che parliamo a fare poi di fuga di cervelli? Oh, ma quello se n'è andato in Inghilterra? Sì. Oh, ma se n'è andato in Germania? Oh, ma il ricercatore prende solo 1500 euro al mese eppure ha studiato eh, 30 anni, 1500. 500 euro per carità già è un miraggio, ci sono persone che lavorano 20 ore al giorno e non meno. prendono neanche la metà, sì. ma questo è un altro uh, discorso. Anche su questo so che vi state impegnando sì. uh, molto. Allora c'è bisogno di anche di una buona informazione, di una buona comunicazione, caro Antonio. Sì, noi abbiamo cercato di mettere a disposizione di questo settore, eh, ovvero quindi del problema della, del lavoro, la nostra professionalità, il nostro... Eh, come dire, la nostra esperienza nel mondo della comunicazione, e nel mondo del marketing. Eh, eh, la fuga dei cervelli è un grande problema. Noi abbiamo eh, quotidianamente contatti, come dicevo prima, con aziende dove poi ti trovi dentro aziende di altre parti d'Italia, la maggior parte al nord purtroppo, e, e poi ti trovi dentro eh, persone del nostro territorio. Eh, ma questo in tutti i settori, nella medicina, tu sai che noi siamo anche molto operativi nel Lo marketing so bene. sanitario, <ride> abbiamo fatto delle esperienze insieme. Meta Medalab è una delle tante strutture che seguiamo in tutta Italia e purtroppo noi ci troviamo nella condizione in cui ancora se abbiamo un problema di salute in famiglia particolare la prima cosa che facciamo guardiamo negli ospedali del nord, no, guardiamo no, e vi no. posso assicurare che i maggiori specialisti sono Campani, sono calabresi, sono pugliesi, sono siciliani. Allora voglio dire creiamo le condizioni affinché queste menti, nella medicina, nell'ingegneria, nell'informatica, nell'ingegneria informatica, rimangano sul nostro territorio, facciano sviluppare il nostro territorio. Questo è un problema, l'altro problema è che purtroppo l'azienda che ha bisogno di specialisti, di specializzazioni, Ma dove li trova? non si, dove non riesce trova? a trovare dei contenitori per, per individuare le risorse Una e portarsi in forma. Allora, mi servelse la burger, serve... eh, la. Borsa. È... Allora, la BMFL online, che cos'è? Che andrà online appunto il 2 il 3 il 4 aprile taglieremo il nastro anche della borsa online, quindi quello che potrete trovare lì venendo lì Dopo l'evento di, di Ponte Cagnano, smanetta smanettate. andiamo anche online. Non vuole fare altro che agevolare questo matching. Quindi, gli imprenditori possono entrare sulla piattaforma, iscriversi e fare una richiesta di professionalità. Gli enti manager, di formazione di possono forse cogliere forse. queste opportunità e organizzare dei corsi specialisti per formare personale e le agenzie per il lavoro accompagnare attraverso Garanzia Giovani tutta una serie di occasioni occasioni e opportunità che pur ci sono e le possono mettere in campo trovando la risorsa e trovando l'azienda che è in grado di assorbire questa risorsa. Ora questo è quello che vogliamo fare noi e venendo al gruppo Stratego abbiamo cercato dopo 20 anni di attività, noi siamo nati nel 98-99 e siamo nati ovviamente in un'era geologica fa da un punto di vista di comunicazione. Basta pensare che internet era agli albori, quindi eh, eh, c'erano i primi siti internet dove sembrava... Con la una, manovella, con ti una, ricordi manovella? il collegamento? Eh? Esattamente, <ride> sembrava difficilissimo, una cosa complicatissima, oggi senza il web non potremmo lavorare, tutti, tutte le professioni si sono volute da questo punto di vista. Cosa abbiamo fatto? Dove, dopo vent'anni abbiamo detto forse qualcosa nella comunicazione, nel marketing la sappiamo fare, mettiamoci in gioco e creiamo un contenitore dove mettiamo a disposizione le nostre competenze cercando di far avere un ritorno alle aziende, al territorio. Ai giovani che si devono inserire nel mondo del lavoro 7 minuti e 30, sì, adesso ti devo, eh, <ride> <ride> ti devo costringere. Devo fare un'altra puntata, <ride> la facciamo <ride> okay, promessa, okay, okay. promesso. A marzo ci rivediamo. <ride> okay. Allora dobbiamo parlare del gruppo Stratego. Sì, Mi interessa sì. molto perché è un'azienda che fa parte del nostro territorio e fortunatamente in crescita, in attivo, sì. ma meno male, sì. allora. Marketing delle, prof, delle professioni, questo sconosciuto. <ride> Bella questa, è un, no, un bel perché, titolo. No, perché tu sì. me ne parlavi prima, io sì. ovviamente per lavoro mi sì. devo aggiornare, e meno male, già conoscevo il fenomeno, ma non lo conoscevo così bene. Sì. Allora, siete nati 20 anni fa... Sì. Ricordaci dove hai ah, la sede. Sì, la sede è in provincia di Salerno. Il comune è Montecorvino-Pugliano, ma è la sta... zona aeroporto di Pontecagnano. Quattro passi. Sì, Salerno Costa d'Amalfi. ...quindi sulla, sulla strada statale... ...il centro direzionale Saccone... ...che è un'altra best practices... ...dove siamo riusciti come a... Bene, ...come varli bene... ...è un bene. contenitore di, 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 di professionisti... ...di realtà... Eh, che, ...che oggi conta circa 70 ...una aziende. sorta di siti no? ...sì è, una, è un, un piccolo centro un direzionale... ...un microcosmo di professionisti... ...sì e abbiamo deciso di investire eh, lì... ...e oggi abbiamo una sede dignitosa... ...che ci permette ...di, eh, come dire, di tenere eh, in una condizione... Eh, ...favorevole... Eh, circa 15 risorse che sono dire, il sono cuore tutti del, dipendenti gruppo del gruppo abbiamo 8 dipendenti a tempo indeterminato alcuni contratti a tempo determinato, varie collaborazioni, varie collaborazioni alcune eh, collaborazioni eh, su, su Roma, su Milano eh, e eh, come dire parlando del gruppo Stratego noi Io divido un po' la nostra storia professionale e di impresa in due eh, blocchi. Il primo blocco, i primi dieci anni, quindi fino al 2008-2009, dove eravamo la classica agenzia di comunicazione e marchi come ce ne sono tante in Italia e devo dire anche di un livello eh, abbastanza alto e performante. Dal 2008-2009, un po' leggendo i tempi e un po' diciamo grazie alle esperienze fatte. Forse anticipando anche. Anche i tempi, forse eh. in, qualche, in qualche caso anticipando sicuramente, ci siamo molto specializzati nella comunicazione e nel marketing per il mondo delle professioni. E per il mondo delle professioni, quindi professionisti, studi professionali, in particolare studi legali, studi di dottori commercialisti, studi sanitari, studi medici. Uh, questo è una, come dire, un, un rientra un po' nelle nostre peculiarità e possiamo dire di essere stati tra i primi in Italia, forse i primi in questo caso, a organizzare il primo seminario di comunicazione e marketing per gli studi legali in Italia. Ne abbiamo fatto due edizioni: una in Costiera Malfitane, a Vietra alloiz uh, Hotel e un'altra a Palermo formando circa 70 studi. Uh, già nel 2009, se non sbaglio, era luglio 2009, quando questi temi sembravano veramente fantascienza. Immaginate che il decreto Bersani è del 2006, se non sbaglio, eh? le date io non sono molto. Eh, non ricordo bene le date, ma più o meno dovrebbe essere quel periodo lì. E immaginate che solo da quegli anni si è cominciata a immaginare che un professionista, uno studio professionale, potesse fare tra virgolette pubblicità, perché poi. Mh, sarebbe troppo riduttivo il tempo. Sì, ma, me, ma di pubblicità nel marketing delle professioni non se ne parla mai. C'è poco, poco perché pubblicità. Il è un'altra cosa. Sì. Ancora oggi affiancare la parola marketing alla, alla parola professioni sembra quasi una, una cattiva espressione, no? Eh, perché parola, la parola marketing in gergo comune è molto più vicina, ti fa ricordare pubblicità, ti fa ricordare vendita, ma vi posso assicurare, soprattutto nel mondo delle professioni, è cosa. il marketing è un'altra cosa: è molto vi, più vicino a identità, è molto più vicino a posizionamento, è molto più vicino a strategia, non peraltro ci chiamiamo stratego, no? E, e quindi è ovvio che, che tutto questo deve essere, eh, io dico il marketing delle professioni è una cosa, lo dice anche una mia collega che, che ci vede quotidianamente impegnati in, in casi eh, di, di lavoro, è una cosa troppo seria per, per parlarne così o per lasciarla all'ultimo arrivato. Il, il marketing delle professioni è reputazione. È costruire appunto, come dicevo prima, un'identità. Prendiamo appunti. Ed essere in grado di far emergere i valori, i veri valori, che poi di un professionista, di un'organizzazione. che possono essere anche quelli umani, no? Assolutamente eh. sono anche quelli umani. E se si riesce a creare le condizioni per far emergere eh, questi aspetti. Poi è tutto in discesa. No? È, è, è ovvio che è un'attività che, un che bisogna. Non si può fare una tantum, non si può improvvisare, ma bisogna pianificare, cioè strutturare e farla diventare un po' il, il, entrare nel DNA dell'organizzazione stessa, altrimenti mh, i, i risultati rischiano non solo di non venire, ma fare marketing e farlo male è, è meglio non farlo, perché perché ti può portare addirittura delle, delle grandi difficoltà e, e, e degli inconvenienti spiacevoli. Allora, due minuti, tra sì. poco suona il gong virtuale. Sì. Quindi io ti devo fare un'ultima domanda, che poi è un messaggio. Tanto noi a marzo, promessa fatta, okay, ci, ci rivediamo, rivediamo senza ci problemi. Vediamo. Continuiamo anche con la lezione di marketing, perché è molto interessante anche per Questo me. Questo non me l'avevi detto, però come domanda mi no, hai preso eh, il trabocchetto: tutto gratis. Quindi io prendo appunti per il futuro. Allora, davvero 60 secondi, sì. molto rapido, Antonio. Un messaggio ai giovani di questa terra, alle imprese, alle aziende di questa terra. Cosa ti senti? Di dire loro. Sì, io ti ringrazio questo, per questa opportunità. Io ehm, a nome un po' di tutta l'organizzazione della Borsa Mediterranea voglio diciamo, eh, lanciare questo messaggio a nome di questi professionisti che in queste ore, con tanta fatica vi posso assicurare, stanno lavorando per creare un'edizione, una seconda edizione, quella del 2-3-4 aprile che si terrà a Ponte Cagnano, ancora migliore se possibile della prima. E, e quindi mi faccio portavoce di questo gruppo di professionisti. Quello che voglio dire è non perdere mai, mai l'occasione di eh, eh, sfruttare le opportunità che il territorio ci mette a disposizione. Eh, lo so, è difficile, lo so che quando eh, si cominciano a inviare i curricula sembra. Che, che, che voglio dire tutto sia contro di noi, che il mondo sia contro di noi, ma posso assicurarvi che se si decide eh, la costanza, la fermezza, la voglia di emergere e di mettere, eh, far, come dire, far emergere le proprie eh, capacità, le proprie professionalità, a volte vanno anche al di là. Della singola competenza. Una competenza si può acquisire, una, una risorsa che invece vuole diventare competente è difficile da trovare. Perfetto, caro mio, adesso l'occasione l'avete. Il gruppo Stratego, la borsa 2, 3 e 4. Mi raccomando, una grande occasione. Ringraziamo Antonio. Grazie a te, Mitolo. grazie a te per Ringrazio il voi per averci grazie seguito. Te, e alla prossima con 1, 2 one Ciao.